Quello che si è da poco concluso è stato un anno di intensa attività per la sottosezione Polfer di Domodossola. Durante tutto il 2017 gli operatori hanno controllato 7.816 persone, di cui 3.946 straniere, elevando 38 contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, mentre sono state 18 le denunce ricevute per delitti consumati in ambito ferroviario. Prosegue per la Polfer del Piemonte Valle d'Aosta il progetto Train to be Cool, promosso dal servizio polizia ferroviaria anche nel verbano Cusio-Ossola. Gli agenti hanno spiegato infatti agli studenti il corretto comportamento da tenere in stazione sul treno per tutelare la propria incolumità. La formazione in alcune occasioni si è espressa anche sul campo, cioè in stazione, con incontri che hanno permesso ai ragazzi di conoscere direttamente il mondo ferroviario nelle sue sfaccettature. Inoltre i poliziotti della sottosezione Polfer di Domodossola hanno effettuato 600 servizi di vigilanza allo scalo di Domodossola e oltre 400 servizi di scorta a bordo dei treni sulle tratte Domodossola-Milano e Domodossola-Novara, con 68 servizi straordinari di pattugliamento disposti dal Ministero. Tra gli interventi quotidianamente effettuati dagli operatori Polfer, nel mese di giugno dello scorso anno, un 24enne marocchino è stato arrestato per una rapina ai danni di una signora di circa 65 anni all'ingresso di un centro commerciale nei pressi della stazione, con il rapinatore che ha tentato invano di far perdere le proprie tracce. Era stato poi trovato e fermato dalla Polfer ancora in possesso degli effetti personali della donna e arrestato. La Polfer è intervenuta anche per un gregge di ovini sfuggito al controllo che aveva invaso i binari nella tratta Verbagna-Baveno ed era stato travolto dal treno.